La mostra Rinascenza, con opere di Ciro Palumbo, visibile fino al 20 maggio a Palazzo Medici Riccardi a Firenze, si inserisce in un periodo dell'anno in cui Firenze è letteralmente invasa dall'arte contemporanea. Vedi la recente rinascita del Museo Novecento. Palumbo a Firenze rappresenta una riflessione pittorica che narra un viaggio intellettuale nelle sfumature dell'anima. La mostra Rinascenza è in un percorso espositivo che sottolinea un susseguirsi di momenti creativi. Mondi distanti, passato e presente, solo apparentemente distanti tra loro e che si raccontano in una medesima storia, quella del processo creativo. L'esposizione, che vanta il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana, realizzata in collaborazione con 76 Art Gallery di Milano, Fuori Luogo, Servizi per l'Arte di Filippo Lotti e CRA, Centro Raccolta Arte, è curata da Riccardo Ferrucci, mentre il testo critico del catalogo che accompagna la mostra è dello storico dell'arte Luca Nannipieri, con schede tecniche a commento delle opere a cura della critica Francesca Bogliolo. Per Ciro Palumbo la vera evoluzione è una continua rinascita, mettersi in gioco per comprendere una verità autentica, gettare lo sguardo oltre il muro e cogliere la verità per frammenti, attraverso sguardi di luce. In questo viaggio è in compagnia di autori cari della pittura metafisica, da Savinio a De Chirico. Ma il suo sguardo si spinge oltre verso i protagonisti assoluti della moderna pittura, da Sandro Botticelli a Michelangelo. Rinascenza perché ho voluto sottolineare un aspetto in un contesto come quello attuale di un desiderio di rinascita e allora ho voluto fare riferimento a un periodo storico, artisticamente parlando, importante. Ma poi abbiamo scoperto che non lo è stato soltanto artisticamente ma anche culturalmente, che è quello del Rinascimento. Ecco perché Firenze e Perugia in questo momento. E la mia attenzione si è posta però su un aspetto molto particolare, che è stato quello della rinascita dello spirito. Ho voluto cercare e approfondire qual era il vero cambiamento che io immaginavo, che era appunto quello dell'anima, e uscire un po' dagli schemi soliti di una rinascita attraverso il quotidiano, che ovviamente auspichiamo tutti, ma secondo me finché non c'è un cambiamento profondo, interiore, ecco, questa vera rinascita non c'è. Allora, questa è intitolata Una nuova rinascita, è l'opera guida di questa mostra, e ho voluto riprendere, umilmente, perché ovviamente non ho nessuna intenzione di ripercorrere pedestremente le strade dei maestri, ho voluto riprendere l'ala di Dürer come simbolo di rinascenza, ovvero un elemento, quello dell'ala, che ci porta al volo, che va verso un altrove, lasciando microcosmi e situazioni che abbiamo capito che non ci hanno fatto evolvere più di tanto, ed è arrivato il momento di trovare una nuova e assoluta strada. Oggi è un grande giorno per Firenze, per la città metropolitana e per Palazzo Medici Riccardi, perché abbiamo il piacere di inaugurare due mostre molto importanti, da Calder a Rinascenza, un artista contemporaneo di altissimo spessore. Io non vorrei entrare nel dettaglio della mostra perché invito non soltanto i turisti ma anche i fiorentini a uscire di casa e a venire qua a Palazzo Medici Riccardi a visitare queste bellezze. La mostra resterà aperta ai visitatori fino al 20 maggio 2018, tutti i giorni, escluso il mercoledì, dalle 11 alle 19, e rientra nel percorso museale di Palazzo Medici Riccardi. Per info 76 Art Gallery 345 05 17 103.